Ciao a tutti ragazzi di YouTube, sono il vostro Sermate Cronatico qui oggi per un nuovo video di Rainbow Six Siege, ovvero un video spiegazione in cui parleremo oggi della patch 4.2 che è uscita ieri martedì 14 settembre, intitolata Rinforzi di metà stagione, come potete vedere dalla schermata principale. Naturalmente in questo video vi spiegherò le parti principali, ecco, del nuovo aggiornamento, i piccoli fix che hanno fatto, se volete ve li potete andare a vedere da soli, vi lascerò il link qui sotto in descrizione direttamente dalla pagina ufficiale di Rainbow Six Siege, in cui troverete tutto l'elenco e tutte le modifiche. E oggi siamo qui a parlare le cose un po' principali che sono state buone e sbagliate, parlando sinceramente, in cui vi darò anche delle mie, insomma, non idee, ma del mio riferimento, quello che secondo me Rainbow con queste modifiche sono state buone o no. Quindi partiamo subito ragazzi. Allora, come potete vedere già qua c'è l'elenco di Twitch, Blackbeard ed Oxy, perché esattamente loro sono stati i tre operatori in cui sono stati modificati di più, bene e male. Partiamo col primo, che non è nient'altro che Twitch. Ora Twitch, con questo nuovo aggiornamento, sarà in grado di far spawnare, come vedete dalle immagini, durante la fase preparatoria il suo drone speciale, perché attualmente, dopo questo aggiornamento, il drone normale a Twitch gli è stato elevato, ma potrà, anziché spawnare praticamente un drone normale, avrà il drone stordente, che potrà girare liberamente per la mappa durante la fase preparatoria insieme agli altri droni. Se siete furbi, come praticamente succede di solito, potrete anche raccogliere il drone tenendolo fuori dopo la fase preparatoria e avrete due droni stordenti. Allora, dicendo la mia, è stata una grossa cazzata e vi spiego anche il perché. Naturalmente gli amanti di Twitch saranno estasiati, contentissimi, proprio finalmente avrò due droni stordenti da usare. Il problema è uno, e passa il problema alla parte dei difensori. Avendo il drone di Twitch nella fase preparatoria, c'è il problema che un Mute o un Jäger non sarà più in grado di piazzare la propria abilità, come può essere il Jammer, direttamente dalla fase preparatoria, perché se ti gira un drone Twitch, cosa che dopo l'aggiornamento useranno praticamente tutti, appena piazzerai il tuo dispositivo, il drone Twitch te lo distrugge immediatamente. Anche perché, parlando, oltre a questo che hanno messo la fase preparatoria, il drone è stato potenziato, è 30% più veloce, fa meno rumore, non ha più la spia rossa, che sinceramente non ti frega un cazzo, anche perché il drone di Twitch praticamente è paragonabile a un camion di grandezza, ma la gittata dei giardi è stata spostata da 5 metri a 7 metri. Quindi vuol dire che un drone di Twitch da sotto la porta inizia a distruggere completamente tutto, e secondo me, ripeto, la mia idea è una stronzata, perché cosa succederà? Che una persona furba, come ho già visto, piazzeranno le loro abilità dopo la fase preparatoria, ovvero dal momento che finisce la fase preparatoria inizia la partita, direttamente inizieranno da lì a piazzare le cose. Le persone non furbe piazzeranno il loro dispositivo e dietro al culo il drone di Twitch gliele distrugge, e secondo me è una cazzata. A sto punto, se devi penalizzare così i difensori, tanto vale eliminare una fase preparatoria, dal momento che comunque il drone, te come piazzi un jammer, ti viene distrutto immediatamente, sei costretto a metterlo dopo, tanto vale eliminare la fase preparatoria, a mio avviso. Dopo ragazzi, comunque è una mia idea, anche perché, come ho già detto, va sicuramente a penalizzare molto i difensori con gli apparecchi elettronici. Poi, mia idea. Passiamo al secondo prodotto che è stato modificato, Blackbeard. Finalmente Blackbeard, lo scudo, anzi specialmente di Blackbeard, è stato fissato. Ripeto, grazie a Dio. Cioè, ora, lo scudo di Blackbeard, leggendo anche proprio direttamente la descrizione del sito, Blackbeard ha due scudi e può cambiarli grazie a un sistema di coda, equipaggiando, riponendoli. Quindi, continuiamo a leggere, anzi, la resistenza degli scudi è stata ridotta da 800 a 150 punti, la resistenza degli scudi è mostrata in interfaccia utente. Come potete vedere ragazzi da questa immagine, qui in questa parte sulla destra praticamente farvi vedere, come ha già detto, l'icone dei due scudi, che mano a mano che riceveranno danni, praticamente da pieno inizierà mano a mano a scendere fino a svuotarsi il colore a seconda del danno ricevuto. Questa è una buonissima cosa, perché per chi non lo sapesse, come c'è scritto anche qui, lo scudo di Blackbeard, fino a prima di questo aggiornamento, aveva 800 di vita.
è tantissimo, è per quello che capitava. Quanti a voi non è mai capitato di trovarsi un Blackbeard davanti e sparargli un caricatore di qualsiasi cosa, che mancava di prendere un T90, il carro armato, e sparargli addosso senza che si facesse niente? Benissimo, dopo questo aggiornamento gli scudi finalmente si distruggeranno molto più facilmente, avendo 150 di vita. Ne avrete due a vostra disposizione e saranno intercambiabili praticamente mettendo e togliendo lo scudo in continuazione. Quindi finalmente Blackbeard è stato fixato. Infatti dopo il livestream di ieri si è iniziato a notare la gente che iniziava sempre meno a prendere Blackbeard. Finalmente, cioè era veramente troppo forte, devo essere sincero ragazzi. Questo è stato secondo me uno dei migliori aggiornamenti che in questo aggiornamento che hanno fatto, che hanno sistemato dei vari operatori. Poi passiamo al terzo ed ultimo probabilmente dei principali aggiornamenti che hanno fatto negli operatori, ovvero Doc, che secondo me è un bene, ma allo stesso tempo è stato un male. Perché? Vi spiego. Praticamente ora Doc potrà curare i propri compagni di squadra attraverso la sua siringa, la pistola spara siringa, praticamente, che prima usavamo solo per rianimare. Adesso con la stessa, e ripeto, con le stesse siringhe, quindi non avremo tipo, per fare un esempio, Capitao che ha il doppio dardo, ma con le stesse potremo curare i nostri compagni. E questo è un bene naturalmente, cioè finalmente Doc ha anche una sua funzione, che non sia solo autorianimarsi, ma rianimare difficilmente, perché io ho visto veramente poca gente che rianima i propri compagni, ma potrà anche dare la cura ai propri compagni, evitando così che muoiano. Praticamente, cosa è successo? Che colpendo, come c'è scritto qui, con un dardo medico un compagno che è ferito, conferirà fino a 120 di salute bonus per un tempo limitato. Ogni dardo cura 40 di salute. Quindi anche gli operatori leggermente feriti possono essere guariti oltre il massimo, oltre il limite massimo. Il bonus è solo temporaneo, diminuirà di 1 di salute ogni 2 secondi fino a tornare al valore di 100. Quindi cosa significa? Se da 40 di danno, se avete 40 di vita, vi verrà dato, arriverete fino a 80 di vita. Se avrete più di 40 di vita, come so, ad esempio 80 di vita, vi verrà conferito un sopra bonus di vita, quindi arriverete fino a 120 di vita, e man mano di secondo in secondo verrà calato di 1 fino al raggiungimento di tornare al 100 pari, praticamente la vita standard. Allora, questa è la buonissima cosa del curare. Il problema è il sovraccarico di vita, perché cosa succederà, come abbiamo provato anche direttamente noi ieri in live? Rimane un operatore nemico, sai esattamente dov'è? Perfetto, ti prendi 3 compagni di squadra col massimo della vita, gli spari 3 dardi e gli dici adesso pushate e andatelo a uccidere. Perché avendo 120 di vita, cioè premente, mettendoci magari anche lo scudo, le paste corazzate di Druk, praticamente divertirete delle macchine da guerra, praticamente da sfondamento. È per questo che io dico che è un bene o un male. Buono perché Doc ha una nuova funzione che sicuramente varrà usato molto di più anche dalla gente, mi fa piacere. Il problema è il suo sovraccarico di salute, che purtroppo vedremo molto, come era già anche prima la reanimazione, gente che usa Doc si autorianima e si autorigenera la salute portandola al 120%. Quindi quello è un problema, purtroppo è così, però sono contento e non, ecco. Oltre a questo, oltre a questi 3 operatori, sono state aggiunte 2 nuovi gadget, come potete vedere qui. Gli assaltatori avranno la Claymore. Praticamente in alcuni operatori, di cui adesso vi dirò il nome, come Termite, no, qua c'è scritto solo Termite, vabbè, comunque qua hanno fatto l'esempio, praticamente negli operatori attaccanti è stata inserita questa Claymore, che è la classica Claymore, adesso l'ho visto anche spiegare, la mina anti-uomo che potete vedere in Battlefield 4, tutti in film di guerra, insomma, che anziché avere il filo d'acciaio ha praticamente del laser a 3 punti in cui potete piazzarla dove volete. Insomma, questo qua l'hanno voluto fare per far sì che non ci sia spawn kill, chi magari altro sta guardando il telefono con il drone e via dicendo non viene più ucciso dai difensori, ecco, comunque per mettere anche in punti tattici. Allora, a mio avviso, secondo me, mi dispiace dirlo, è una grossa stronzata, perché mettere una Claymore non risolve il problema spawn kill o rush della gente. Non è una Claymore che sistema, cara Ubisoft. Devi sistemare lo spawn kill, devi sistemare tante cose, non è una Claymore. Carina, mi è fatta bene, mi fa piacere che l'avete inserita, ma praticamente non serve a un cazzo, sinceramente. Può servire in alcune mappe. Se conosci la mappa dici tanto sicuramente da qui faranno spawn kill oppure mi pusheranno, va bene, la piazzi lì. Però non risolve il problema, non risolve assolutamente il problema. Naturalmente la Claymore, una volta che uno ci passa sopra, salta in aria e muore. È un bene questo, cioè,
però non risolve il problema secondo me. Ed è stata data a Thatcher, che anziché le granate stordenti avrà la Claymore, a Twitch anziché le granate stordenti avrà la Claymore, a Glaz, che anziché la carica di irruzione gli è stata data la Claymore, e a Termite, che perde la granata stordente e le carica di irruzione e ottiene la granata fumogena e la Claymore. Che secondo me è una cazzata, ok? L'ha voluta dare, hanno detto, dagli operatori di supporto, ma per me levare la carica di irruzione, che per quanto Termite ha la sua abilità, una carica di irruzione semplice serve sempre, ok? Il problema è che ci troveremo in squadra tutta gente con la Claymore, perché la gente, purtroppo in Rainbow, oggigiorno, pensa solo a fare le kill, e basta, nient'altro. Quindi, meglio mettere una Claymore anziché avere una... praticamente una carica di irruzione. Ma vabbè, hanno voluto inserire questo, e va bene. Però sono stato più contento per il secondo gadget, ovvero le granate ad impatto. Praticamente sono le classiche granate, per fare un esempio, di Battlefield 4, quelle che appena toccano una superficie esplodono, e state inserite ai difensori, di cui adesso vi dirò chi. Quindi Kavira perde la nitrocella e viene data la granata impatto, Kestrel perde il filo spinato e viene data la granata impatto, Smoke perde la nitrocella e Rook perde il filo spinato. Praticamente, perché sono rimasto contento? All'inizio ero un po' scettico per queste granate, perché... per come l'avevo visto io per il mio uso, mi sarei immaginato a lanciare solo granate impatto contro i nemici per ucciderli brutalmente. Ma queste granate impatto non hanno una grande forza esplosiva, non faranno molto danno, ma semplicemente faranno piccoli danno, da quello che ho provato io, ragazzi, naturalmente sto parlando. E la cosa bella, come potete vedere anche dalle immagini, è il fatto di poter creare da un muro all'altro questi varchi in cui potremo scavalcarli. Praticamente lo stile abilità di Buck, ecco, per farvi un esempio. E la cosa l'ho trovata molto utile anche in live, l'ho testata e mi ci sono trovato molto bene, passare da una stanza all'altra con queste granate molto facilmente. Insomma, all'inizio ero un po' scettico, ma va bene. Il problema è uno: la community alla Ubisoft gli aveva chiesto mettete le granate anche ai difensori, cioè mi sembra impensabile che dei difensori non abbiano delle granate. Le hanno messe però quelle ad impatto. Sono contento sì, però da dargli delle granate normali anziché le nitro cell forse magari era anche meglio. Anche perché ormai si vede su Rainbow nient'altro che gente che usa operatori solo con la nitro cell. Poi, per Kavira ci può stare, per Kestrel ci può stare, con Smoke mi piaceva più una nitro cell anziché la granata impatto. Per Rook ci sta benissimo che almeno ha questa possibilità di crearsi dei varchi da una parte all'altra, anche se comunque Rook si sa che una volta che ha messo le piastre diventa quasi immortale, sinceramente. Benissimo, parlando di questo, ci sono dei nuovi accessori. Hanno inserito un nuovo tipo di freno di bocca che dice che questo accessorio riduce il rinculo del primo colpo, enfatizzando la precisione. Quindi il primo colpo avrà meno rinculo e sarà più preciso, per farvi un esempio. E può essere messo nei G36, l'R4, per avere le due armi di Ash, l'MP7 di Bandit, l'SR25 di Blackbeard, l'MK17, che se non ricordo male se dovrebbe essere sempre l'arma di Blackbeard. Che dovrebbe essere quella. Vabbè, C8, Cam, insomma, ragazzi, poi ve lo andate a vedere. L'ha messo in quasi tutte le armi, perché probabilmente è un elenco che non finisce più, quindi poi ve lo andate a vedere voi. Poi, un'altra cosa che non mi è piaciuta è la canna pesante. Praticamente, montando questo accessorio per la canna, i danni a lunga distanza si riducono meno, al costo di maggior rinculo. Questo significa che, in base all'arma, la riduzione a lunga gittata sarà circa del 10-20%. Ovvero, questa canna pesante, per fare un esempio, cioè per farvi capire bene, aumenta la distanza del nostro colpo. Quindi infatti è stata data alle armi, praticamente alle mitragliette di base, come l'arma di Frost, l'arma di Kavira e vi dicendo. Il problema è uno: è stata data, se non sbaglio, anche alla mitraglietta che hanno i SAS. Vi ricordate la famosa mitraglietta OP che ancora non è stata fissata? Benissimo, se non ricordo male, questa canna pesante può essere montata anche in quella mitraglietta. Quindi se ora prima avevamo dello spawn kill con quella mitraglietta che tutti usano e con un 4x e ci bene o male forse si buttavano a terra a distanza, adesso shot anche a distanza. Quindi magari non fissiamo ancora quella mitraglietta, mi raccomando Ubisoft, non facciamolo, visto che tutti usano semplicemente solo esclusivamente quella anziché le armi primarie, ma diamogli anche una canna pesante da poter piazzarla. Comunque potrei aver detto una stronzata, informatevi meglio e magari imbalcatemi se ho sbagliato, ma da come ho capito dovrebbe essere così, forse, non ne sono sicuro, però spero che non sia così. Oltre a questo, qualche fix, qualche bilanciamento che è stato fatto, che purtroppo gli è stata levata una telecamera Valkyria, anziché 4 ne avrà solo 3, ai cui invece Montempo ora possono piazzare e riporre più velocemente i loro gadget, quindi
scudo estendibile di Montaigne e a Q il suo bracciale televisore di Netflix, insomma, che potrà vedere gli apparecchi elettronici attraverso, ora sono più veloci e questo è un bene, fortuna, quindi qualcosa di buono è stato fatto. Oltre a questo sono stati maggiormente potenziati i fucili di precisione e il mega mitraglione di Fuse, che è l'SP41, che come potete vedere da questo elenco dei bilanciamenti sono stati potenziati notevolmente. Quindi è un bene o un male? Dipende da arma ad arma, secondo me. Ecco, naturalmente l'MP5 sono contento che è stato potenziato, perché secondo me faceva poco danno. In compenso l'SP41 è stato maggiormente dato, aumentato il danno, che secondo me è troppo. Hanno scritto, praticamente dicevano che nessuno lo usava, invece io sinceramente ho visto sempre gente che lo usava e l'hanno anche maggiormente potenziato di danno. E va bene, e lasciamolo così. L'AK417 è stato potenziato e il CAMS, quello di Bach, è stato potenziato ancora. Quello che mi chiedo è perché ancora non fissiamo GLAZ comunque come fucile precisione, che con tre colpi a un bandit ancora non lo uccidi, prendendolo al petto. Ma va bene, questo è un discorso a parte che poi faremo più avanti, ecco. Comunque, dopo qua ci sono tanti altri miglioramenti che hanno fatto, uccisione compagni, registrazione colpi, che significa il netcode che non è stato migliorato. Dico semplicemente, sappiamo che esiste e adesso lavoreremo per farlo. Praticamente dall'uscita ancora c'è questo problema e scrivono ancora, ci stiamo lavorando. Porca troia, fatele basta, Cristo, cioè, smettetela di mettere quelle cazzo di skin che non gliene frega un cazzo a nessuno, sinceramente, e fate i lavori per migliorare il gioco, punto. Sistemate il netcode, sistemate i problemi, i bug che ci sono e basta. Non fate delle skin, che io preferisco un gioco più pulito in cui mi diverto che avere una skin del cazzo che mi tocca o giocare 200.000 ore a Rainbow oppure mi tocca pagare coi soldi veri, che non te li do neanche a morire. Quindi ragazzi, questo era le parti principali dell'aggiornamento. Dopo comunque magari ne parleremo meglio, magari nelle altre live, insomma, comunque vedremo, ecco, questo qua voleva essere un accenno. Se volete vedere tutti i fix che hanno fatto, tutto l'elenco, vi lascio il link della pagina, come ho già detto, e andate a vedere tutti voi, insomma. Che dire, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, soprattutto commentate, ditemi la vostra, di cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento, se vi piace, non vi piace, ha fatto bene, ha fatto male, insomma, mi fa sempre piacere sentire la vostra, di cosa ne pensate, magari da chi è più esperto in Rainbow, da chi è meno esperto di Rainbow. Ragazzi, scrivete nei commenti, che sono sempre felice di sentire anche le vostre idee su Rainbow e di quello che ha fatto. Se non siete ancora iscritti al canale, è la prima volta che vedete il mio canale, quindi che volete vedere video di Rainbow, di Total War, di Battlefield e via dicendo, iscrivetevi al mio canale. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, quindi bella ragazzi e bella lì. Ciao belli! Woo!